quante emozioni fatte di canzoni. Come stai Paola? Come buongiorno, stai? Come stai? Come ma io stai? Divinamente, ma divinamente, in mezzo alle buongiorno, sette note. Buongiorno, buonasera a tutti voi telespettatori che ci state ascoltando, ormai il weekend è alle porte, quindi prenotate perché è molto importante passare delle belle serate con voi. Tra l'altro noi saremo proprio sabato, e anche domenica, saremo proprio al Freedom di Fornascetti, sì. Quindi cominciate a prenotare, siamo stati insieme ieri sera in una serata indimenticabile e memorabile, saremo con voi anche sabato e domenica, quindi non ci saranno tutti gli ospiti, ma vi faremo sicuramente ballare e divertire. E allora adesso invece con chi partiamo? Sogno Italiano, come stai? Come stai? Ora hai voglia di cambiare, non ti va più di restare, di passare la tua vita insieme a me. Tu non vuoi respirare questo cielo e navigare in un mare alla deriva insieme a me. Ma ti penso ancora. Io ti penso ancora. Li vedi oramai di cambiare identità. Sei pronta per volare via da me. Tu non riesci a cancellare tutti i segni di un passato che hai lasciato alle tue spalle insieme a me. Ma ti penso ancora. Io ti cerco ancora. Li vedi oramai di cambiare identità. Come stai senza me? Proseguiamo i ritornelli con Luciano Nelli. Poi sarei io, Dadia, presenta la tesi. Ma no, scusa, Luciano Nelli che scrive talmente tante canzoni, il tempo se ne va. Infatti. Luciano Nelli. Ma il tempo passa e va, il tempo se ne va, senza guardare indietro e senza voltarsi mai. Ma se poi una speranza c'è, io ti prometto che non ti deluderò, perché ho solo te.
te. Il tempo passa e va, il tempo se ne va, senza voltarsi mai, il tempo se ne va. Tanti sai, ma mentire non imparai. Puoi scommettere che in amore io non gioco mai. Vorrei tanto riaverti qui, darti tutto quello che ho, l'amore mio per te, ma il tempo passa e va. Se ne va senza guardare indietro e senza voltarsi mai. Ma se poi una speranza c'è, io ti prometto che non ti deluderò, perché ho solo te. Stare un attimo senza te. Il tempo passa e va, il tempo se ne va, senza voltarsi mai, il tempo se ne va. Il tempo passa e va, il tempo se ne va, senza voltarsi mai, il tempo se ne va. Andiamo a intervistare l'artista di oggi. Vai così, intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto. L'intervista con l'artista. E anche oggi per stupirci abbiamo invitato il mago Lancaster. Oh. Mago Lancaster, che vedo che dato che è l'ora di cena dice portiamo un aperitivino. Come si fa l'aperitivino? Vediamo un po', dai. Una bottiglia di Martini. Certo. Puoi far vedere il tubo, farlo vedere che è vuoto. Non si vede un tubo. Sì, sì. Vedi niente? Un tubo, mago. Non vedo un tubo. Così. Guarda, tacchete. Te la metto anch'io? No. Sì, sì. Basta. La tua. No! Sempre le corna. Sono maghi proprio, veramente. E qui si mette un ingrediente, un pochino di acqua. Acqua naturale. Acqua proprio. Naturale. Che cocktail, ragazzi. Tappo i martini. Ho questo foulard rosso. Sì. Allora attenzione al foulard rosso. Dov'è il foulard? Amago. Non c'è più. Fate attenzione dov'è il foulard, è detto bene. Guarda, attenzione, eccolo qua. Oh, ma come hai fatto, Mago? Ma questo è meraviglioso. Sta a vedere, eh? Ecco a voi il martini. Era acqua. Lo so. Eccolo qua. Alla fine. Cin cin. Bravo le casse. Bravo. Meraviglioso. Bravo, bravo, bravo. Vuoto sarebbe il cielo senza alcun volo. Triste un prato appassito, privo di un fiore. Senza di te io no, non posso stare. E alla tua porta io voglio bussare.
nota del tuo cuore, come fa il petalo col fiore, la vela sopra il mare, che non la puoi fermare. Apri la porta del tuo cuore, ora per te bussa l'amore, non chiuderla perché io voglio solo te. Cosa sarebbe la vita senza il sorriso, quello che illumina sempre il tuo bel viso, alba splendente di luce nel mio mattino, unica meta soltanto del mio cammino. Apri la porta del tuo cuore, come fa il petalo col fiore, la vela sopra il mare, che non la puoi fermare. Apri la porta del tuo cuore, ora per te bussa l'amore, non chiuderla perché io voglio solo te. Inviati speciali. Specialissimi. Andiamo, mi fanno ridere, perché Cristiano mi faceva ridere con tutte le sue scenette vecchie, tipo l'Isola dei Pidocchiosi, Tarzan e Jane, quelle cose che ha fatto. Ma non è che va vestito da Tarzan, no, a intervistare, no, le ragazze. Non lo so, questo non lo so. In ogni caso, adesso accompagnato da Mirko sono in giro a fare le interviste. Allora, inviato speciale. Vai. Ciao Luciano, insomma siamo ancora collegati qua dalla campagna, io e Mirko stavamo andando a fare delle interviste a giro e ci siamo fermati, la macchina si è fermata ormai da diversi giorni, un problema, però si è scoperto il problema qual è, fondamentalmente si è finito la benzina, non si era visto, finita la benzina, insomma Mirko è andata ora a cercare di prendere la benzina con una stagna, è arrivato un signore, gli si è detto che ci dà una spinta perché la macchina le ferma, ci dia una spinta, è partito da 30 metri, ha preso l'incorsa, tonfa, ci ha buttato in terra tutto il tutto. Io ho detto scusi ma che faccio, o volevi una spinta, dice, bravo, dice, più spinta di questa, non mi so che ha fatto male Luciano, e sono ciucchi di nulla qua giù, ora aspetto il ritorno in malafesti o la benzina, vediamo se si riparte, se no queste interviste Luciano e le non si fanno mia, va bene, via, alla prossima Luciano, sperando di meglio, ciao Luciano, siamo ciucchi di nulla. Da domani. Proseguono i ritornelli con la grande orchestra Bagutti dalla fine del mondo. Quel sorriso è una luce, Dio solo lo sa, perché è stato mandato con una carezza per lui. Guarire se un mondo malato di egoismo e di povertà, quanta gente col sangue ha pagato la sua libertà. Ma
le mani di un uomo venuto da molto lontano. Sanno dare il perdono anche a chi pregare non può. Dalla fine del mondo è venuto da noi con un pezzo di pane che toglie la fame di serenità. Dal cielo arrivò, anche se forse non vi conosco, un amico sarò. Ricordi di ritornelli questa settimana dedicata alle canzoni napoletane. Oggi con chi andiamo? Oggi andiamo con Giuliano e i Baroni, precisamente una versione di A città e pule cenella. A gomma bella la città e pule cenella. Siamo nel 1992 e questa canzone fu scritta dal grande Claudio Mattone. È il brano più noto del musical C'era una volta Scugnizzi nel 2002, un musical che è stato molto acclamato soprattutto dalla critica e dal botteghino. Ha vinto anche un premio come miglior musical dell'anno 2003, pensate, dall'Ente Teatrale Italiano. La cosa bella è che mentre nella prima edizione ci furono fra gli attori protagonisti del musical anche un mio caro amico Sal Da Vinci, che è un po' il reuccio, no, della canzone napoletana, per le versioni successive furono presi dei ragazzi dai riformatori, quindi insomma furono reistradati perlomeno in una via giusta, che era quella artistica e non quella della strada. Bella. Ah, città e pule cenella. Si chiamava Sal Da Vinci. Sal Da Vinci, abbiamo fatto Dal Vinci. Sal Da Vinci, ti saluto, Sal, no, abbiamo fatto l'Ambrogino mi piace, d'oro nell'81. Mi piace anche il discorso del premio della critica, perché anch'io l'ho preso un premio della critica l'anno scorso, nel senso che era la canzone più criticata. Ma con Luciano Nelli, un discorso serio. No, vabbè, si potrà mai fare? Sto scherzando, sì, io non sei peggio de pule cenella, tu. Ecco, vai così, canzone napoletane, ritornelli. Giuliano e i Baroni. Come è bella, come è bella, ma città pure c'è.
Proseguono i ritornelli attuali con Marianna Lanterri con Mille paroline. Giorni di sbadiglio, notti di TV. Forse stavo meglio quando c'eri tu. Luna che sai del mio destino, dammi un buon consiglio da lassù. Mille paroline sussurrate, prese dal bel gioco dell'amore. Digli al mio ragazzo quello che ti va, forse un grande amore nascerà. Mille paroline delicate, non tenerle chiuse dentro te. Sono le serenate che ogni donna vuole aver per sé. Sai, l'amore è un rischio, il cuore già lo sa, ma così è la vita e non mi fermerà. Luna, grazie per davvero, il tuo consiglio mai non scorderò. Mille paroline sussurrate, prese dal bel gioco dell'amore. Digli al mio ragazzo quello che ti va, forse un grande amore nascerà. Paroline delicate, non tenerle chiuse dentro te. Sono le serenate che ogni donna vuole aver per sé. Salutiamo, vi salutiamo, adesso arrivano i saluti personali. Ciao amici, soprattutto ciao Alba e buon compleanno, 95 anni, salutiamo te e salutiamo tutta la grande città di Livorno. A Livorno, alla grande. Possiamo dire che le mail che ci possono scrivere, certo. Non, prima in attesa di una mail nuova che vi faremo proprio, che si chiamerà Ritornelli. Sto facendo intanto, un po' di magia io fai intanto. Un po' di magia, sì, Lucianonelli@lucianonelli.it, dove già riceviamo tantissime, sì, mail, ma ne possiamo ricevere anche altre, oppure paola@paolabelloni.it. Presto, beh, arriverà anche la mail propria di Ritornelli. A domani, ciao! Ciao! Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.